stupendo. Ci avevano detto che era una cosa abbastanza fuori dal comune. E ieri sera ne abbiamo avuto la prova. Ieri siamo stati catapultati sul palco ed è stato veramente bello. E oggi anche, vabbè, i ragazzi così sono, però è stata veramente un'emozione stupenda. Io ho iniziato a piangere ieri sera per la prima quando sono salita e non ho più smesso. Ho perso 10 minuti fa per la prima volta, finalmente mi si sono asciugati gli occhi. È veramente emozionante, è d'impatto vedere tutti questi ragazzi così appassionati, quindi è stato veramente forte. Soprattutto la cosa bella dei ragazzi è che sono sinceri. Magari uno quando cresce tende sempre a mettere delle sovrastrutture, invece questo festival è talmente fresco, un po' come il film. E quindi ci ha dato talmente tanta freschezza che ci ha fatto stare benissimo, credo. Io essendo il veterano, ho fatto più giffoni probabilmente anche del direttore, e, mi fa un po' strano innanzitutto essere qui in questo momento perché tutto pensavo non si facesse, perché non riuscissero a farlo, in realtà non solo l'hanno fatto ma hanno mantenuto lo spirito, c'è meno presenza ma lo spirito è esattamente quello che c'è sempre stato e questo secondo me è un risultato straordinario. Ed è proprio questo spirito che lega tutte queste 50 edizioni di Giffoni, io ne ho fatte veramente almeno una quindicina. È che di tutti i festival, e per lavoro io devo andare a tutti i festival, questo qui è il migliore, perché è come diceva anche Federica, è senza sovrastrutture, si lavora ma non sembra di lavorare, non sa di finto, sa di anzi estremamente genuino, quindi se una cosa non piace qui, non piace, se una cosa qui piace, piace. E questa cosa qui per noi che lavoriamo nell'industria del cinema è una cartina tornasole importante, tant'è vero che da Meryl Streep a Jessica Chastain, a chiunque è venuto qui, perché sa che qui trova quello che non trova altrove. Beh, intanto fin da quando ero piccola il mio sogno è sempre stato scrivere. E già era emozionante vedere i miei libri in libreria, figurati vedere i miei libri in libreria e poi sullo schermo, è stato veramente un colpo al cuore. E infatti oggi che abbiamo visto le clip veramente mi sono emozionata tantissimo perché ho avuto la fortuna che questo libro è stato tradotto in un modo veramente magnifico perché non solo gli attori, come vedrai appunto nel film, sono fantastici, ma anche la scenografia, i posti, i colori. Tutto veramente magnifico e secondo me questa è una storia veramente genuina che farà appassionare tutte le ragazze perché magari con i social molte si sentono un po' al di sotto rispetto a tutte le altre perché giustamente vedendo certi influencer anche per il giro per il mondo uno dice cavolo, la loro vita è bellissima, la mia no. Invece ti fa capire che se ti trovi in una situazione difficile come quella di una malattia non devi buttare giù, ma anzi la tua vita può essere meravigliosa lo stesso. È la storia di Marta. Marta che è interpretata da Ludovica, che è una ragazza che la vita non le ha regalato molto perché è orfana, ha una malattia e non si sente bella. O meglio, non si vede nella bellezza standard, che viene reputata la bellezza standard. Però lei ha una grande forza, una grande determinazione e tantissima positività. Lei vive la vita al 100% e si pone dei grandissimi obiettivi. Aiutata dai suoi angeli custodi, amici e famiglia, Jacopo e Federica, che la sostengono, l'aiutano e la consigliano sempre, lei punta al massimo e Arturo è per lei il massimo. Allora, intanto questa è la mia prima colonna sonora ed è un sogno che non pensavo neanche di realizzare. Ti dico, è quasi inspiegabile perché veramente è una roba che non riuscivo ad immaginarmi neanche. Vedere il trailer oggi pomeriggio, sentire la mia voce, è qualcosa di davvero bellissimo. La musica e il cinema collaborano molto bene, sono davvero contento, anzi grazie per avermi scelto. Allora, praticamente io auguro a Giffoni di mantenere questo spirito che ha mantenuto per 50 anni. A Giffoni a 50 anni non li dimostra non perché ha fatto un meraviglioso lifting, ma perché è riuscito ad avere lo stupore della prima edizione, lo stupore del fanciullo, lo stupore della curiosità, il voler crescere. Già solamente quello che è successo nella cittadella è straordinario. Quindi io auguro a Giffoni esattamente di continuare a fare quello che sta facendo. Siamo d'accordo Hai tutti. detto tutto! Siamo tutti Ciao, d'accordo. ho parole migliori.
tanti altri anni, così almeno noi ritorneremo ancora, perché è stata la prima volta e l'abbiamo visto in questo anno abbastanza difficile È per vero. tutti, e sono sicuro che avremo modo di rivederlo anche in periodi migliori. E tanti auguri, buon compleanno Gifoni, 100 di questi giorni. Gioia.